protagonista Andrea De Rosa, con questa volta abbiamo Luis Volteni e Valeria Nardilli. Giusto? Detto bene? Perfetto. Ecco, qual è la trama di questo spettacolo e come nasce questo spettacolo? Qual è la trama? Ispirazione. Allora, che ti ha portato il luogo è un coffee shop di Amsterdam e la trama sono due personaggi in fuga, ognuno da una cosa diversa. Lui è Arturo, avvocato, sessantenne, in fuga da che cosa? Dalla moglie. Dalla moglie. Dalla vita. Un matrimonio. Mi stai ripropiando. No, tu solo da tua moglie. Da mia moglie. E tu? Dalle responsabilità. È una prostituta, lei, il personaggio ovviamente, è Morgana, in fuga da... Vabbè, devi specificare perché sennò sembra che sto parlando. In fuga dalle responsabilità si incontrano in questo coffee shop, che è il luogo per antonomasia di fuga, no? Perché si assumono sostanze psicotrope, spinelli e in questo caso anche funghetti allucinogeni, alias tartufi magici. E niente, l'effetto dei funghi allucinogeni sono io, che faccio il jolly. Il jolly è un po' come la carta del jolly, ti aiuta a fare un altro giro di giostra o a vincere la partita a seconda dei casi, se sei bravo a usarlo, perché la carta buona ti capita, poi il giocatore sei tu. Si è capita così, ho fatto una trama in sintesi. L'ispirazione mi è venuta ovviamente drogandomi. No, non è vero, si dice per scherzare. No, in realtà, devo essere sincero, sono stato in vita mia nei coffee shop di Amsterdam, ma l'ispirazione è venuta pensando proprio a questa cosa della fuga. E volevo raccontare due personaggi in fuga e ho detto, quale può essere un luogo di fuga? Coffee shop. E poi da lì è venuto insieme, dottore, ho ripreso un monologo che avevo scritto qualche mese prima su un jolly, buttato lì, cioè un monologo di presentazione di un jolly. E ho unito poi queste cose, ecco. E ho costruito la trama. Questa trama. Mm-hmm. E quindi loro come sono stati poi coinvolti? Come l'hai scelti? Io malissimo. Come sono stati scelti? Sì, io malissimo. Malissimo? No. È venuto da me, mi ha detto. Conosci una ragazza mora sui 25 anni? 30 che pure, no? 25. Vabbè, 20. Mora che possa essere un po' malinconica. Io l'ho fissato per 10 minuti senza aprire bocca. Sì, e mi ha detto nemmeno ti rispondo. col suo aplomb inglese, no? Poteva essere. Dai, allora lì mi è venuto in mente, dico, beh, certo. Potresti essere tu in effetti. Mm-hmm. Io ho detto, noi abbiamo già lavorato insieme in un altro spettacolo che si Allontanarsi dalla linea gialla del 2014, quello l'abbiamo proprio scritto, diretto e interpretato insieme, quindi ci conosciamo molto bene. Ho detto, in effetti è giusto per questo ruolo. E anche con lui abbiamo già lavorato insieme, perché abbiamo fatto una serie web che si chiama Il Camerlengo. E poi ce n'è una dove ci siamo tutti e tre, ma io mi incrocio con lei e non con lui, si chiama Six. Perché lui c'è in un altro episodio. Sì. Che vuoi sapere? Perché no? Questa come era nata questo triangolo? Lui è venuto da me e mi ha chiesto: conosci uno sui 60 anni che è un po' calvo, un po' cicciottello, che può fare quella parte? Io ho detto: sono da 10 minuti in silenzio, e poi ho detto: boh. No, manco ti rispondo. Proprio come no, in realtà lui. Lui l'ho trovato prima, perché scrivendo dicevo, ma cavolo, questo è Luis. Lei l'ho trovata dopo perché non avevo ancora, nonostante poi ecco avessi la soluzione a portata di mano, ma alle volte c'ha la soluzione. Ancora realizzato, sì. Potesse essere lei. No, lui proprio mentre scrive determinate battute, ho detto proprio da solo, dicevo, ma questo è Luis. Infatti mi ricordo, lui l'ho chiamato addirittura quando ancora non avevo finito di scrivere. Gli ho detto, senti, c'ho foga di parlartene, c'è sta storia che parla di questo e di questa. E lui fa, già mi piace, a me sta roba mi piace, ha detto così, sta roba mi piace, quindi penso proprio di sì. E poi ci siamo trovati così. A fare questo spettacolo. Oh, quello che volevo sapere io, siccome è uno spettacolo un po' particolare, no? Che tratta di droghe, di sostanze allucinogene, che pensi che quando finirà lo spettacolo, che dirà il pubblico? Come ne uscirà il pubblico? Speriamo che ne parli bene. Soprattutto divertito. Cioè, si curiosirà questa cosa. Anche divertito, che abbia fatto qualche risata. Sì, no? ci sono i momenti divertenti. Non è una vera e propria commedia, no. Però... Speriamo che pensi anche un po'. Sì, cioè... Che uno spettacolo che fa, come si dice adesso, fa ridere e riflettere. Noi scherzando abbiamo dato una cosa che in realtà sulla carta, questo, fino a un mese fa, quando abbiamo iniziato le prove,
cioè sulla carta è uno spettacolo drammatico, con qualche drammatico, psichedelico, diciamo, con qualche momento di ironia. Adesso, a forza di provare, aggiungere, tagliare, ricucire, ci siamo resi conto che è diventata una commedia con dei piccoli momenti di dramma, perché poi soprattutto lui, insomma, un po' un vulcano comico, poi quando fa delle cose molto belle mi viene da aggiungerle. La stessa cosa lei, però diciamo che fra la parte comica, fra i due, è più lui, come si può già, no? Notare dagli sguardi di entrambi. Bene. Quindi niente, la cosa mi ha messo in curiosità. Quindi, quindi verrai? Certo, vengo a vedervi, si capisce. Bene, bene. E quindi ricordiamo le date di questo spettacolo. 27, 28, 29 gennaio. Ore 21. Al teatro? Flaiano. Città? Roma. Ah, non abbiamo detto l'anno, 2020. Che è appena iniziato. Abbiamo iniziato. Va bene, allora niente. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Andiamo a vedere. Io direi occhi e croci. Abbiamo detto tutto.